questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti, io sono Ombretta del canale YouTube Arte per te. Oggi però non farò per voi un video dedicato all'arte, ma un video dedicato al senso civico. Io credo infatti che chiunque abbia una finestra sul web seguita da un certo quantitativo di persone, ma forse anche chi ha un seguito minore, tutti quelli che hanno qualcosa da dire per poter aiutare in questo momento di crisi, debbano mettersi in prima linea per condividere ciò che sanno con gli altri, per tutti insieme combattere questo momento di difficoltà che stiamo attraversando tutti, senza specularci, anzi cercando di dare dei consigli che possano essere seguiti facilmente dalle persone. I consigli che sto per darvi non derivano da mie conoscenze mediche, io non sono né un medico né un paramedico, né gravito in questa dimensione. Io sono una restauratrice, un'esperta d'arte e una persona molto curiosa che legge e si informa molto, e quindi ecco quello che so e con cui posso contribuire per contrastare per come posso il contagio. Sono le regole che applico io, che non sono sostitutive, non sono sostitutive con quelle prescritte dal Ministero della Sanità, che vi metto qua. Che vi metterò anche a fine video, in modo che tutti voi possiate ripassarle dopo le cose da amica che sto condividendo con voi. Innanzitutto, la mascherina. C'è tanta confusione sulle mascherine. Non tutte le mascherine sono utili per il filtraggio dell'aria. Ci sono mascherine che dovrebbero essere in questo momento lasciate ad uso esclusivo di medici e paramedici e dei contagiati. Sono le mascherine appunto che fanno in modo che il virus non venga respirato in qualche maniera attraverso le goccioline di saliva. Sono le mascherine che filtrano. Le uniche mascherine utili in questo senso sono queste qua. Le altre nella foto che state vedendo non sono filtranti. Cosa significa? Che sono mascherine schermanti. C'è un'enorme differenza tra le mascherine filtranti e le mascherine schermanti. Le mascherine filtranti aderiscono molto di più al viso e creano una sorta di sigillatura intorno alle vie aeree, e si respira attraverso di esse, attraverso le valvole che esse hanno in uso, e attraverso la microtessitura della sostanza di cui sono fatte il virus non passa, perché la particella del virus è più grande della trama della mascherina stessa e dei filtri delle valvole. Bene, queste mascherine sono del tutto introvabili in questo momento per la gente comune. E allora cosa fare? Si usano le mascherine antipolvere. Le mascherine antipolvere, comunemente in commercio, sono anche queste. Possono avere anche questi filtri, ma non sono quelle che portano la sigla che vi ho fatto vedere prima e che vi rimetto anche adesso. Mascherine antipolvere non hanno un potere filtrante, cioè non vi aiutano nel filtrare solamente l'aria buona, diciamo così, ma nel respiro potreste tirarvi su anche il virus. Queste servono solamente come schermatura esterna. Cosa significa? Che se una persona vi sternutisce in faccia, se una persona vi tossisce in faccia, se una persona passa vicino a voi e vi parla ed emette delle particelle di saliva, queste fanno in modo che nella zona occupata dalla mascherina non vadano direttamente a contatto con le vostre vie aeree nasali e per bocca.
bocca. Cosa significa? Che queste mascherine vanno cambiate molto, molto, molto spesso e non c'è migliore o peggiore rispetto all'una o all'altra. Sia queste che le mascherine homemade, per ne so, fatte con la carta forno che tanto stanno scandalizzando, anche quelle sono mascherine per la schermatura. Servono quindi semplicemente a fermare, come se aveste un velo di plastica che a un certo punto tac scherma le goccioline di saliva che accidentalmente possono investire questa parte del volto. Motivo per cui queste mascherine vanno tolte molto molto spesso e buttate via. Vi faccio vedere prima cosa come si toglie una mascherina, perché non tutti sanno come si toglie una mascherina. Messa la mascherina sul volto, non dovete entrare le mani dentro la mascherina per toglierla, perché sennò tutto quello che avete depositato sulle mani lo porterete dentro vicino alle viere. La mascherina si toglie semplicemente prendendola dalla sua parte superiore e portandola via e buttandola direttamente così nella spazzatura. Dopodiché ci si lava e ci si disinfetta le mani. Stando sempre alle mani e stando sempre ai presidi per schermarci, ricordatevi sempre di uscire con un paio di occhiali in ausilio anche alla schermatura della mascherina, perché anche le mucose degli occhi possono essere suscettibili della ricezione del virus. Adesso, altro consiglio, i guanti. Tutti noi stiamo usando una larga quantità di guanti. Tutti sappiamo sicuramente come metterli, ma tutti non sappiamo come toglierli. I guanti non si tolgono prendendoli punta per punta e tirandoli via, perché sennò tutto quello che abbiamo depositato sulla superficie del guanto passa nella mano libera. Quindi, posto che avremo messo i guanti su entrambe le mani, perché sennò è assolutamente inutile metterli su una mano sola, non toglieremo i guanti sfilandoli così a mo' di damina ottocentesca, ma semplicemente prendendo da questa parte il lembo esterno, tireremo giù il guanto finché l'imboccatura del guanto non sarà proprio venuta fuori dalla mano. Quindi, tendendo il pollice, estendendo il pollice il più possibile così nella parte interna del guanto, cattureremo l'altro guanto, quindi con la parte pulita, non intaccata dai germi e dai batteri, e sfileremo anche l'altro guanto. Con la parte pulita del guanto sfilato, prenderemo, avvolgeremo il guanto che ci è rimasto a metà nelle mani, prenderemo il tutto e lo butteremo nel cestino dell'indifferenziata. Mascherina e guanti vanno nell'indifferenziata, quindi seguendo le regole del Ministero della Sanità, state a casa il più possibile, lavatevi le mani il più possibile, usate queste cose solamente quei pochi minuti che uscite di casa. In questo modo si ridurrà moltissimo anche l'accumulo di queste plastiche in giro per il pianeta. Non aggiustiamo una cosa e distruggiamone un'altra, usiamole solo se necessario e nei modi giusti, perché se le usiamo in maniera sbagliata è inutile proprio metterle. E adesso passiamo ai suggerimenti del buon senso, quelli che mi sono venuti utilizzando le cose di giorno in giorno. Innanzitutto le mascherine. Le mascherine per molto tempo ci hanno detto che erano dedicate solamente a utili, quantomeno, solamente alle persone positive o contagiate. È verissimo. Ma una mascherina homemade, una di quelle mascherine che non servono a niente, diciamo così, se non come minima schermatura, una di quelle anche fatte con la carta forno, possono servire come deterrente quando siamo fuori casa per poggiare le mani sul naso e sulla bocca. Avere questa porzione di viso occupata, gli occhiali e magari, perché no, anche un cappellino, ci può portare meno a portare le mani al viso. Così come per le donne, un alleato fantastico per non toccare il viso e quindi il naso e la bocca e gli occhi è il make up.
truccatevi al mattino, ragazze, in maniera tale, tutte le donne lo sanno, che quando si ha sul trucco ci sia già l'abitudine consolidata di non toccarsi la faccia, e questo aiuterà moltissimo a non far viaggiare il virus dalle mani all'interno del nostro corpo. Un consiglio che voglio darvi è quello di non lasciarvi andare. Il fatto di rimanere a casa troppo tempo porterà molte persone a magari non farsi la doccia frequentemente come quando si esce, o a stare in pigiama tutto il tempo. Questi sono comportamenti da evitare. Innanzitutto la doccia ci pulisce, e una cosa molto importante in questo momento è avere anche i capelli molto ben puliti, perché magari molto spesso usciamo occhiali, mascherina, guanti, poi magari ci parla qualcuno e qualche particella va a finire sui capelli, e noi magari tornando a casa giochiamo coi capelli, passiamo le mani tra i capelli e siamo punto al capo, il virus continua a veicolare. Quindi laviamoci spesso i capelli e smettiamo di giocherellare con i capelli. Facciamo ogni mattina una bella doccia rinfrescante e corroborante, non soltanto per motivi igienici, che mi sembrano palesi, ma anche per tirarci su di morale. Così come per tirarci su di morale, vestiamoci con abiti comodi ma diversi dal pigiama. Quindi il pigiama solo per la notte. Questo ha anche un fattore igienico molto importante, che non è dato dal fatto di, vabbè, fare le pulizie, muoversi per casa col pigiama, ma in tempi in cui la spesa ci viene consegnata a casa, il servizio a domicilio diventa una abitudine, è bene non far venire a contatto gli indumenti con cui andiamo a letto con persone che vengono dall'esterno. E proprio perché gli abiti vanno a contatto con persone che vengono con l'esterno, una protezione in più che io ritengo valida è dare una stiratina ogni mattina ai vestiti che magari abbiamo utilizzato il giorno prima e che sono a nostro avviso ancora puliti. Io vi consiglio di cambiarvi ogni giorno e di lavare gli indumenti ogni giorno, ma se non siete nelle condizioni di farlo, prima di indossare un maglione che avete messo il giorno prima, una stiratina col ferro a vapore, o i jeans che avete messo il giorno prima, una stiratina col ferro a vapore, è già una semi ripulita, gliela state dando anche così, fermo restando che non vi consiglio di tenere gli stessi abiti per più di 2 giorni consecutivi. Una delle norme, uno dei diktat del Ministero della Sanità è: state a casa, uscite il meno possibile. Molto spesso però si rende necessaria l'uscita per accompagnare i nostri pelosetti a fare una passeggiata. Bene signori, non prendete questo come l'alibi per fare passeggiate lunghe un'ora. Anche i cagnolini in questo periodo devono fare un piccolo sacrificio. Passeggiate molto brevi, 5-10 minuti sotto casa, e si torna subito a casa. Dopodiché si puliscono le zampine degli animali, specie se stanno in casa e se salgono sui divani e sui letti, con salviettine umidificate. Vi consiglio quelle per i bebè, per non stressare troppo la cute dei vostri animaletti. Stessa cosa, dopo aver pulito loro, pulitevi anche voi le mani con delle salviettine con aggiunta di alcol. Le salviettine igienizzanti. Per fare delle ottime salviettine igienizzanti, per pulire sia le superfici con cui venite a contatto durante le vostre passeggiate esterne al supermercato o a spasso con i vostri amici animali, bene, potete creare delle salviettine semplicemente con delle salviettine da bebè, a cui andrete ad aggiungere all'interno della confezione mezza bottiglia di alcol, quindi mezzo litro circa d'alcol. Chiudetele e lasciatele in pronto uso per lavarvi le mani all'occorrenza al supermercato, dare una rinfrescata ai guanti mentre siete fuori, pulire l'asta del carrello, pulire le aste del passeggino se siete con vostro figlio, dare una ripulita allo sterzo quando tornate dal supermercato. Insomma, dare un'igienizzata a tutto quello a cui non è possibile arrivare con un igienizzante liquido. Anche pulire le mani dei bambini è molto più semplice farlo con questi pannetti all'alcol che non con i gel liquidi, perché i gel liquidi scivolano via velocemente, si asciugano ed evaporano talmente velocemente che non abbiamo veramente il tempo di vedere se abbiamo deterso profondamente le mani, sia nostre che dei nostri piccoli. Con i pannetti, con la sfregatura,
creatura, l'importante è poi sempre usarne più di uno e buttarli nell'indifferenziata, purtroppo, pulitevi ben bene le mani. Queste salviettine sono utilissime anche per pulire la scrivania, per pulire tutte le superfici che possono essere trattate con l'alcol in maniera molto agevole. Anche i cellulari, gli schermi del computer, i tablet, puliteli sempre ogni volta che vi andate a lavare le mani. E adesso un consiglio per i signori uomini e per la loro barba. E allora, per la barba, in questo periodo è bene tenerla un po' più corta del solito e soprattutto lavarla spesso, proprio come si fa con le mani. La barba, come i capelli, sono delle spugne assorbenti. Anche se avete la mascherina, ma avete tutta la barba attorno, se qualcuno vi parla troppo vicino, se involontariamente una particella di saliva arriva sulla vostra barba, si deposita lì e trova terreno fertile. Quindi accorciatela e ogni tanto durante la giornata, dopo che l'avete lavata, datevi un po' di aftershave alcolico sulla barba in modo da disinfettarla in qualche maniera. Quindi barba più pulita e barba un po' alcolizzata. E mi raccomando, voi uomini, non giocherellate con la barba, perché sarebbe portare tutto quello che avete nelle mani qui vicino alla bocca. Quindi mani legate, non si gioca più con la barba, signori uomini. Per le donne, ma anche per gli uomini, ma questo è un consiglio che va soprattutto per le donne, in questo periodo dovete rinunciare alla manicure con gli smalti. È un consiglio che vi do del tutto spassionato, perché anch'io sono una grande fruitrice di smalti e di trattamenti con il semipermanente. Eppure in questo periodo ho deciso di togliere il semipermanente, vedere le mie unghie e tagliare totalmente la ricrescita delle unghie. Questo per far sì che il lavaggio delle mani sia efficace. Voi sapete che dietro le ricostruzioni in gel, dietro i semipermanenti che vengono lasciati a crescere troppo a lungo, si creano, si depositano sotto il letto ungueale una serie di germi, di batteri che tanto bene non fanno all'unghia mai, ma in questo momento è bene non avere depositi di batteri. In questo momento non è foriero di buona cosa. Di conseguenza, unghie corte e, se volete, ogni volta che andate a lavarvi le mani con la spazzolina, fatela una passata sotto le unghie, perché anche se sono così corte, i batteri e i germi là sotto si annidano sempre. Quindi massima igiene, e per mantenere bene in evidenza pulite le mani, togliete tutto, così li avete sempre sotto controllo. E adesso parliamo dei servizi a domicilio, non prima di dare un enorme ringraziamento a tutti quei lavoratori che rischiano al posto nostro, tutti i ragazzi che portano la spesa dai supermercati, grazie, tutte le persone che dalla farmacia fanno il domicilio, grazie, tutte le persone che si prodigano affinché noi possiamo avere i servizi essenziali, grazie veramente di cuore. A tal proposito, un piccolo suggerimento extra è allungare una mancia più cospicua a tutte le persone che ci portano qualcosa a casa. È un dovere per risarcire in qualche maniera, anzi non per risarcire, perché non si può risarcire una cosa del genere, ma per dare un sentore pratico al valore che queste persone hanno. Cioè, tu ti esponi, ma io lo riconosco dandoti una mancia più cospicua. Mi raccomando, non siate tirchi in questo momento, specie con le persone che vi stanno aiutando. E in secondo luogo, quando queste persone arrivano a fare un servizio a casa vostra, non fatevi trovare con mani senza guanti, senza mascherina. Non aprite la porta senza la mascherina, non aprite la porta senza i guanti, non fateli entrare a casa e non fate depositare loro la spesa nella saletta della vostra casa, ma fate lasciare la spesa sul pianerottolo, pagateli a distanza e velocemente e non esponeteli a più rischi rispetto a quelli a cui già si sottopongono. È una questione di rispetto vostro nei loro confronti ed è anche una questione di sicurezza reciproca, perché loro non si espongono ad un cliente in più e voi non vi esponete alla moltitudine di clienti che vedono quelle persone ogni giorno. Se ognuno di noi applicherà le regole del buon senso e della civiltà e del senso
senso civico, innanzitutto dettate dal Ministero della Sanità e poi anche da quelle che sono le nuove abitudini che si vanno a consolidare nella nostra giornata, vedrete che in pochissimo riusciremo ad ingabbiare questo maledetto virus. Se nel corso delle vostre nuove giornate avete consolidato delle abitudini che trovate utili, ma che siano ragionevolmente utili alla comunità, lasciatele scritte qua sotto. Io non so se tutti i consigli che vi ho dato li riterrete validi o meno. Questo è il mio contributo. Penso di non aver dato dei consigli che possano nuocere a nessuno, quindi mi sono sentita di darli. Naturalmente rispettate innanzitutto quelli che sono i diktat del Ministero e poi i consigli di tutte quelle persone che hanno valutato sulla propria persona questi comportamenti come validi e che vogliono consigliarveli. Un consiglio non va rispettato per forza, un consiglio può anche essere ignorato. Se invece avete dei consigli altrettanto utili o utili, lasciatemelo scritto qua sotto. Spingo tutti voi a fare dei video affinché le persone si attengano a quello che è il rispetto delle regole. State a casa, lavatevi spesso le mani, uscite il minimo indispensabile. Quando uscite, approcciatevi all'uscita nella maniera più sicura. Vivete questo momento di quarantena come una lotta congiunta di tutta la popolazione. Non sentitevi furbi ad eludere le regole, perché chi trasgredisce è davvero un cretino. E allora, mi raccomando, non fate furbi, ma fate le persone intelligenti. Spero che in questo video ci sia stato qualche piccolo consiglio a cui magari non avevate pensato. Bene, se anche ce n'è soltanto uno, io sono contenta di aver fatto questo video. Buona, civile, consapevole, speranzosa e propositiva quarantena a tutti. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Dal prossimo video ritorniamo a parlare d'arte. Un grande bacio, ciao!